Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Oggi è sabato 20 dicembre 2014 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale, anche sotto Natale, anche per le feste, come da ormai più di 8 anni puntualmente vi accompagna e vi accompagno nell'analisi di quello che è accaduto sui mercati. Da segnalare poi sulla pagina Facebook Prof. Ste. Gli aggiornamenti quotidiani che riprenderanno a partire da dopo le feste con il Prof. Ste. Trading Group, quindi il gruppo di lavoro sui mercati con i quali appunto quotidianamente pubblichiamo il quadro macro, da voi tanto apprezzato e in qualche modo seguito ogni mattina puntualmente. L'analisi del sabato che state vedendo è quella che riassume le tematiche principali finalmente in una nuova veste. Finalmente è tornato Visual Trader, quindi uno strumento di analisi sicuramente potente e completo, con i grafici storici, con i volumi e con tutto quello che può servire per appunto avere il meglio. Sul piano del software per l'analisi tecnica e per il trading disponibile al momento in Italia, questo lo sapete, è da tempo, ormai 10 anni quasi, che collaboro con Tradelink e Visual Trader. Ho collaborato non solo all'introduzione del market profiling Visual Trader dando le specifiche, rimane a tutt'oggi uno degli strumenti più utili, strumento utilizzato prevalentemente dagli istituzionali e che da ormai quasi 10 anni è disponibile anche per i trader privati ad un costo assolutamente accessibile e spesso gratuito, come avviene appunto con il market profiling incluso in Visual Trader. Insieme a tutte queste cose, appunto, c'è la videoanalisi settimanale che è tornata in una versione completamente rinnovata e sicuramente più approfondita, più completa. Vi ringrazio per il feedback che mi avete dato su questa nuova versione disponibile sia tradizionalmente sui canali di video live, sia nella versione YouTube, per alcuni più comoda, quindi potete da questo mese di dicembre, seguirla nelle due versioni, quella che appunto preferite. Ma veniamo al mercato, perché solitamente il mese di dicembre è un mese caratterizzato da una staticità del mercato, cosa che questo mese non è avvenuta. Gli avvenimenti sono tanti, sapete bene del discorso del rublo che ha caratterizzato un pochino tutta questa settimana e anche le precedenti, il discorso del prezzo del petrolio. Altro tema molto importante, e queste due tematiche sono le principali che hanno avuto e stanno avendo un impatto forte sul mercato. Vediamo appunto i grafici storici che finalmente sono tornati. Vedete, l'impatto è stato molto forte, riassumibile in tutta la discesa che vedete qua sopra. Sono i grafici giornalieri, sopra l'Europa, il DJ Eurostoxx 50 e il DAX, invece per gli Stati Uniti. I future che seguiamo sono l'S&P 500 e il Nasdaq. Ecco, dicevo, l'impatto della negatività legata alle tematiche, riassumiamole velocemente come rubro e dollaro, scusatemi, e petrolio, hanno portato a quelle discese così marcate, così incisive. E poi da questa settimana c'è stato un recupero che in Europa, lo vedete bene, è un recupero che non ha completamente ripercorso la strada in discesa, ne parleremo tra un attimo, mentre negli Stati Uniti quello che è avvenuto, scusatemi, Windows 8 è sempre un pochino scarsamente utilizzabile, diciamo, o non facilmente utilizzabile, dicevo, negli Stati Uniti invece quello che è avvenuto è proprio che il recupero ha sostanzialmente per l'S&P 500 quasi, non del tutto, recuperato la discesa precedente, mentre per il Nasdaq quello che è avvenuto è che, similmente a quanto avvenuto in Europa, non c'è stato un recupero pieno dei massimi precedenti. Ripeto, il recupero pieno dei massimi precedenti non è avvenuto neanche per quanto riguarda l'S&P 500. Andiamo a vedere i grafici di scadenza. Vedete che c'è stato un test, questa è la scadenza marzo, perché lo sapete, c'è stato il rollover, ma poi la chiusura è avvenuta al di sotto dei massimi precedenti, quindi c'è stato un rientro nella stessa, proprio nella giornata di venerdì. Sul Nasdaq la situazione è più chiara, nel senso che il recupero c'è stato sì, ma non ha raggiunto nemmeno i massimi precedenti. Ricordiamo che dal 2009 in poi il Nasdaq ha sempre un pochino guidato
i recuperi, quindi nel momento in cui il Nasdaq segna un pochino di più il passo rispetto all'S&P 500, almeno per quanto riguarda gli ultimi 5 anni, sappiamo che la cautela è d'obbligo, ma che soprattutto è la tematica europea quella che più ci interessa, dato che qui è palese come il recupero appunto non abbia permesso di raggiungere i massimi precedenti, quindi permane una situazione di prevalente negatività per quanto riguarda l'Europa. Ma andiamo con ordine perché, ripeto, i temi sono tutt'altro che scontati. Il mese di dicembre si sta rivelando estremamente movimentato, anche se oggettivamente dalla settimana prossima, con il periodo festivo che entra a pieno regime, con il Natale prima e il Capodanno poi, sostanzialmente tutto quello che vedremo accadere sui mercati sarà fino a dopo le feste da prendere con beneficio di inventario. Quindi mi raccomando, entriamo in una fase molto delicata che potrebbe essere già iniziata, nel senso che anche il recupero appena avvenuto e che ha caratterizzato la settimana che si è appena conclusa deve essere preso un pochino con le pinze, perché potrebbe essere un recupero falsato dal prosciugamento di liquidità tipico del periodo festivo e natalizio e quindi di nuovo da prendere con beneficio di inventario e da verificare insieme a tutti i movimenti che vedremo nelle prossime 2 settimane dopo le vacanze natalizie, quindi a partire circa dal 6 gennaio, dalla settimana del 6 gennaio, 5-6 gennaio. Ok, allora, divergenze. Abbiamo una divergenza principale, importantissima, temi del mercato da seguire tra il mercato europeo, che vedete ancora, malgrado tutto in trend decrescente, e il mercato statunitense, che invece è in pieno trend rialzista. Ora però, che cosa è avvenuto? Il DAX ha fatto segnare un massimo qui in area 10.000 superiore al precedente e questo è per il DAX un primo allarme di inversione al rialzo del trend e poi ha fatto segnare un minimo superiore, lo vedete, al precedente, quindi un secondo allarme di inversione del trend al rialzo. Trend che però al momento rimane ribassista. Quindi tematica principale, attenzione che se e quando il DAX supererà questo massimo, fatto segnare proprio in questo mese di dicembre, con una chiusura di barra giornaliera al di sopra dello stesso, avremo una eventuale, non è detto che accada, inversione al rialzo del trend giornaliero, cioè un allineamento del DAX con i trend al rialzo che ormai da tempo sono tali degli Stati Uniti, è una risoluzione in senso positivo di questa divergenza. Per quanto riguarda l'Eurostoxx, invece, il primo allarme non era avvenuto perché ricorderete che il massimo fatto segnare, lo vedete, non era superiore al precedente, mentre il minimo fatto segnare questa settimana, quando c'è stata questa rotazione legata al recupero cui abbiamo assistito, ecco. Questo minimo invece è un primo allarme perché è un minimo superiore al precedente. Quindi abbiamo un Eurostoxx che ha fatto segnare un minimo superiore al precedente, quindi un primo allarme di inversione al rialzo di un trend giornaliero che rimane ribassista. Un DAX che ha già fatto segnare i due allarmi di inversione, quindi un massimo superiore al precedente, un minimo superiore al precedente. Per quanto riguarda il DAX, se chiuderemo al di sopra di questo massimo avremo una conferma dell'inversione al rialzo del trend, quindi un riallineamento con la positività dei trend statunitensi, ma mancherà e ci sarà ancora una divergenza presente con l'Eurostoxx, il quale ha fatto segnare solo un primo allarme di inversione in questo massimo superiore al precedente, questo minimo, scusatemi, superiore al precedente. Quello che manca è un massimo superiore al precedente che eventualmente potrebbe far segnare al di sopra dei massimi precedenti, e superato il quale si avrebbe anche per l'Eurostoxx, ma non è detto che avvenga, un'inversione al rialzo del trend. Questo che cosa significa? Significa che, in buona sostanza, anche questi predicati di inversione al rialzo, non è detto che accadano, ma c'è una certa probabilità, il fatto che, data la positività che prosegue, ecco, però il problema qual è? Il problema è che ci sono le vacanze natalizie, quindi se per esempio, il DAX facesse la chiusura sopra i massimi precedenti, è vero che formalmente il trend è sicuramente a quel punto sarebbe invertito al rialzo, ma sarebbe tutto da confermare perché nel caso in cui questa chiusura al di sopra i massimi precedenti avvenisse durante le vacanze natalizie, è ovvio che
Servirebbe una conferma dopo le stesse nella settimana a partire dal 5-6 gennaio di ritorno dalle festività. Quindi mi raccomando, è molto importante, forse non casuale, il fatto che queste inversioni o predicati di stiano avvenendo proprio sotto le feste, che tipicamente per il prosciugamento dei volumi sono prone a falsi movimenti. Quindi tutto quello che vediamo e vedremo è sicuramente importante ricordare, in questo c'è un forte invito alla cautela, che sarà verificabile e da verificare a partire da dopo le vacanze natalizie. L'Eurostoxx per questo rimane in divergenza, sicuramente, dato che ha fatto segnare per ora solo un primo allarme di inversione, il processo è più lungo e quindi ci dà modo di avere già una conferma eventuale laddove avvenisse di inversione al rialzo del trend per quanto riguarda il trend giornaliero su DAX e STOXX, perché ci metterà più tempo e sicuramente questo tempo potrà portarci dopo la pausa natalizia. Questo per dire che comunque la negatività fatta segnare resta molto importante, che la divergenza implicita from DAX e comunque sovraperforma Eurostoxx e comunque tende a rimanere un pochino indietro, è per noi un segnale di conferma importante e che sarà nostro dovere seguire, anche per, lo ripeto ancora, l'imminenza delle vacanze natalizie. Peraltro, vacanze durante le quali appunto continueremo a seguire i mercati. Sulla pagina Facebook con commenti per adesso è sotto Natale e sotto le vacanze natalizie legati più al momento e poi da gennaio, lo ripeto, con il quadro macro che tornerà puntuale quotidianamente ad aggiornare quello che diciamo invece alla fine della settimana in questo spazio di videoanalisi appunto settimanale. Ecco, per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche qui, se di vera positività si tratta, e lo è, perché comunque gli Stati Uniti sono in trend rialzista, ecco, però attenzione a confermare la stessa, conferma che avverrà molto facilmente laddove si avrà un massimo superiore al precedente. Dicevamo appunto che l'S&P 500 è molto vicino. E anche il Nasdaq dovrà, se di vera positività si tratta, far segnare un massimo superiore al precedente. Dico questo perché? Perché questi sono i grafici continuous, che vi faccio vedere che c'è appena stata la scadenza, appunto il rollover dei future. Se guardiamo i grafici di periodo, il fatto che, di nuovo un pochino di cautela è doverosa, l'S&P 500 nella giornata di venerdì abbia fatto segnare un massimo solo formale sopra il precedente, ma poi ha chiuso al di sotto, chiuso la settimana al di sotto dello stesso, un pochino legato al fatto che il Nasdaq è ancora un po' lontano dai massimi precedenti, ecco, questo deve un pochino invitare alla cautela. Quindi, e in buona sostanza, le tematiche sono molto chiare, seguirle è doveroso, così come è doveroso però doverle eventualmente confermare qualsiasi cosa accadrà, come detto tante volte in questo spazio di questa settimana di videoanalisi, durante le vacanze. Quindi il DAX ha già i due allarmi di inversione a rialzo di un trend per ora ancora ribassista, un Eurostoxx con un solo allarme di inversione a rialzo del trend che quindi con un pochino più di tempo ci dà modo di confermare quello che eventualmente vedremo o non vedremo sul DAX, un S&P 500 e un Nasdaq che recuperano quasi del tutto per quanto riguarda l'S&P 500 e ancora parzialmente per quanto riguarda il Nasdaq la discesa legata alle tematiche negative che avevamo visto appunto fino alla scorsa settimana, almeno a livello mercati, e quindi anche qui un pochino di cautela legata al fatto che non c'è stato un pieno recupero dei massimi precedenti e un superamento degli stessi che ristabilisce il trend per ora ancora pienamente rialzista che vediamo negli Stati Uniti. Il trend rialzista negli Stati Uniti che però è in divergenza con un trend ancora formalmente ribassista che vediamo invece in Europa. Tra parentesi, e in conclusione di questa videoanalisi, ne approfitto per augurare a tutti voi buone feste. Ripeto, rimarremo comunque in collegamento sia con lo spazio di analisi settimanale, sia sulla pagina Facebook quotidianamente, quindi avremo modo anche di farci gli auguri appunto a Natale e a Capodanno. Comunque, e in ogni caso per adesso, buone feste a tutti.